Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, l'emergenza sanitaria sembra stabilizzarsi, la curva dei contagi Covid nella nostra regione, con una percentuale che oggi scende sotto il 12%, la più bassa di tutto il mese di novembre. Stabili ricoveri e terapie intensive al 42% di occupazione. Il contagio dall'entroterra sembra essersi spostato lungo la costa. Con Pescara, città più colpita, resta comunque difficile la situazione nel Teramano, dove la regione sta pensando di estendere i test rapidi a tappeto, come già si sta pensando e progettando di fare per l'Aquilano. Vediamo il servizio. Dopo settimane in cui l'epicentro del contagio Covid è stato il capoluogo di regione, L'Aquila, e la sua provincia, nelle ultime ore l'occhio del ciclone sembra essersi spostato lungo la costa. E Pescara, infatti, la località abruzzese con più nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore, 46. Segue a ruota Chieti con 39 e poi Teramo con 38. C'è anche Montesilvano in questa non bellissima classifica con 24 contagi. In totale sono stati 536 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore, emersi dall'analisi di 4.663 tamponi, dunque risultato positivo l'11,49% dei campioni analizzati, percentuale più bassa registrata a novembre. Si registrano purtroppo 18 decessi, ma solo 15 sono recenti. Per altri 3, infatti, le ASL hanno comunicato soltanto oggi la morte dei pazienti. Primi segnali positivi anche sul fronte ricoveri, con il numero dei pazienti in ospedale invariato rispetto a ieri. 672 pazienti sono ricoverati, come detto, in ospedale in terapia non intensiva e 71, anche questo numero invariato, in terapia intensiva. Al momento è occupato il 42% dei 169 posti letto disponibili nelle terapie intensive delle 4 ASL. Attualmente positivi sono 307 in più e salgono a quota 16.656. Gli altri 15.913 positivi più 307 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, mentre i guariti sono 7.344, in aumento di 209 unità. La curva epidemica quindi sembra iniziare a scendere e la zona rossa funzionare. E bisognerà aspettare i primi di dicembre per capire se ci sarà un allentamento delle misure restrittive. Qualche primo segnale da questo punto di vista si comincia a notare, ma insomma dobbiamo farlo consolidare nei giorni e nel tempo per poter cominciare a tirare delle conclusioni. C'è poi tutto il capitolo dedicato ai test rapidi e allo screening nell'Aquilano. Si lavora per estenderlo anche alla provincia di Teramo, che al momento, dati alla mano, è la più colpita. Sulla provincia dell'Aquila è già partita la macchina organizzativa, sta partendo anche su Teramo, ne stiamo parlando col direttore generale e quindi è nostra intenzione quella di procedere con questo esperimento già fatto a Bolzano per individuare quanto il maggior numero possibile di soggetti positivi, particolarmente gli asintomatici che sono quelli più difficili da individuare, e così evitare che la loro circolazione continui a diffondere il contagio sul territorio. Cambiamo argomento. Il sequestro di oltre 26 milioni di euro ai vertici di strada dei parchi sta causando un vero e proprio effetto domino. Emergono ulteriori dettagli sullo scandalo che riguarda A24 ed A25 e che adesso investe anche il Ministero dei Trasporti. Intanto a Pescara questa mattina Rifondazione Comunista è andata sotto la casa di Carlo Toto, proprietario della holding che detiene appunto la concessione di A24 ed A25, ma da Strada dei Parchi si difendono, la nostra coscienza, dicono, è tranquilla. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Abbiamo la coscienza tranquilla, così la holding Toto, che ha in gestione le A24 e A25, ha la notizia del sequestro di quasi 27 milioni di euro da parte della Procura di Teramo. Abbiamo sempre rispettato le prescrizioni, le regole e la tutela della sicurezza dei nostri utenti. Su questo però la Guardia di Finanza teramana ha qualche dubbio. Gli inquirenti infatti sostengono che Strada dei Parchi non ha provveduto dal 2009 ad oggi a nessun intervento sulle parti strutturali dei viadotti. La SPA si sarebbe occupata
occupata solo di segnaletica, aiuole e pavimentazione e non degli altri obblighi discendenti dall'atto concessorio, fatta eccezione in due casi, quelli in cui i lavori erano finanziati da contributi statali. E ora i vertici della società dovranno rispondere di attentato colposo alla sicurezza dei trasporti, disastro colposo e inadempimento di contratti di pubbliche forniture, ma anche di abuso d'ufficio, perché i lavori erano affidati in gran parte alla società di costruzioni di Toto. Sono 7 i viadotti del Teramano che presentano uno stato di degrado molto critico, con calcestruzzo ammalorato, canaline rotte e ferri arrugginiti, e intanto continuano a venire fuori ulteriori dettagli di una storia che investe tutta la politica, ad esempio il perché della bocciatura a fine 2019 da parte dell'Unione Europea riguardo il PEF, il piano economico finanziario, che era predisposto dal Ministero e approvato dal CIPE. Questo violava la concorrenza e rappresentava un'incompatibile modifica contrattuale. In sostanza erano previsti cospicui aiuti di Stato e la proroga della concessione fino al 2040. Per l'approvazione del PEF è stato nominato un commissario e adesso, grazie allo sblocca cantieri, arriva il secondo commissario. Si tratta del sulmonese Maurizio Gentile, amministratore delegato di RFI. I commissari ora dovranno definire il PEF dal valore di 3 miliardi e 100 milioni, di cui 2 miliardi pagati dallo Stato, e dovranno esprimersi anche sull'allungamento della concessione. Le indagini sono partite da segnalazioni della Onlus Nuovo Senso Civico e della stazione ornitologica abruzzese, che avevano inviato un esposto anche al MIT. In una risposta di poche righe giunta da Roma, il Ministero riferisce solo di non aver potuto fare ispezioni sullo stato delle infrastrutture, poiché hanno ridotto il personale degli uffici. È una vicenda sconvolgente che rischia di causare un vero e proprio terremoto politico a livello nazionale. Lo stato dei viadotti è preoccupante. Per fortuna in Abruzzo non vi sono state tragedie. Al vaglio però la possibilità di rinnovare la concessione a Strada dei Parchi per il tratto autostradale che al momento è quello con il pedaggio più alto d'Italia. Intanto questa mattina Rifondazione Comunista è andata sotto la villa del patron Carlo Toto, nel cuore di Pescara, a denunciare il silenzio delle istituzioni. Il Presidente della Regione non dice nulla, non dicono nulla quelle province, i sindaci, i parlamentari, i consiglieri regionali. Ci sono svariate procure, perché ogni giorno ne esce una, che hanno aperto inchieste. In alcuni casi sono arrivati alle richieste di rinvio a giudizio. C'è stato persino a Teramo il sequestro per milioni di euro del patrimonio di dirigenti o ex dirigenti di Strada dei Parchi. Pare, si è letto, che sia stato addirittura richiesto il rinvio a giudizio anche per l'azionista di maggioranza Toto. Ora, rispetto a questo, la politica non ha nulla da dire? Le privatizzazioni non funzionano, dice Acerbo, è tempo di revocare le concessioni. E ancora su questo argomento c'è una nota di Strada dei Parchi che riguarda la bocciatura da parte della Commissione Europea del piano economico finanziario. La società smentisce la notizia, dice frutto di una ricostruzione dei fatti del tutto infondata, perché sottolinea Strada dei Parchi, il PEF è stato predisposto da MIT, da Ministero dei Trasporti e MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel 2019. La Commissione Europea per ben due volte, dice Strada dei Parchi, ha chiesto al Ministero dei Trasporti chiarimenti, non ottenendo risposta, tanto che a gennaio del 2020, per il tramite della rappresentanza italiana a Bruxelles, si è vista costretta ad archiviare, scrive ancora Strada dei Parchi, il procedimento alla luce di mancanza di riscontro da parte delle autorità italiane. In conseguenza di questo, nell'aprile 2020 il Consiglio di Stato ha commissariato il Ministero dei Trasporti per non aver concluso l'iter amministrativo. Secondo questa ricostruzione dei fatti, dice Strada dei Parchi, non si può parlare di una bocciatura del PEF da parte della Commissione Europea e conclude: è un falso clamoroso. Voltiamo pagina. In vista delle festività natalizie si sta ragionando a livello nazionale ed europeo su ulteriori restrizioni causa Covid. A farne le spese potrebbero essere gli impianti sciistici, che rischiano dunque di non poter aprire per questo importante avvio della stagione invernale. Allora vediamo il servizio.
Sarà forse un Natale senza scia ai piedi. Si avvicina il 3 dicembre, data in cui scade l'attuale DPCM e verranno annunciate le nuove misure per combattere la pandemia. Probabilmente non ci sarà nessun allentamento delle restrizioni, nemmeno a cavallo di Natale e dell'Epifania. Gli impianti sciistici rischiano di non aprire per nulla. Per quanto riguarda gli impianti, stiamo già in fase pronti, nel senso che già abbiamo predisposto tutte quelle che sono le organizzazioni per poter iniziare la stagione nuova. Per di più ci abbiamo fatto quelli che si definiscono gli adeguamenti Covid, quello di aver dato la possibilità di fare tutte quelle organizzazioni tali da contenere il distanziamento e tutto. Ora noi vorremmo solamente una certezza che sia definitiva, in modo tale da poterci non organizzare, da poter stare sereni, da poter affrontare questa nuova stagione. Quello degli impianti coinvolge una filiera indispensabile alle aree montane, che riguarda anche albergatori, ristoratori, commercianti, e intanto si ereditano anche i problemi dello scorso inverno, segnato da poca neve e soprattutto dal lockdown di marzo, il mese maggiormente indicato per le settimane bianche. È stato un anno da dimenticare sotto certi aspetti e ora ci auguriamo di riniziare con una stagione un po' più bella, diciamo, dell'anno scorso. Mi auguro che si trovi una regolamentazione da poterci dare la possibilità di aprire. Se questo non avviene, è che lo Stato ci garantisca quelli che sono gli investimenti, da poi il sostegno di spesa che noi realmente abbiamo, non con delle elargizioni che fanno ridere. Noi abbiamo bisogno di un sostegno, perché ne vale noi tutto l'indotto che verte negli impianti, alberghi, tutto ciò che è l'economia della montagna. Noi viviamo con i nostri impianti, con i nostri alberghi, i nostri territori montani. Se non riusciamo a avere questa apertura degli impianti, andremo in un fallimento totale del territorio. È stato presentato un progetto di legge regionale che riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Le associazioni ambientaliste e il Partito Democratico sollevano alcune criticità che sarebbero presenti nel testo, schierandosi contro le decisioni della Giunta Marsilio. Vediamo. Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti. E questo è il progetto di legge a firma dell'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli, che è già al centro delle polemiche. Le norme ambientali che potrebbero essere introdotte consentiranno di riprogrammare le volumetrie degli impianti pubblici di smaltimento previsti dal piano regionale dei rifiuti approvato nel luglio 2018, che non risultano effettivamente realizzabili a causa ad esempio di crisi societarie e perdita di titolarità pubblica. Ma gli ambientalisti sollevano dubbi sui criteri poco chiari in base ai quali saranno spostate tonnellate di rifiuti per affari da decine di milioni di euro. Vi è poi un altro passaggio critico nel progetto di legge, ovvero quello che indicherebbe di riconvertire le cave in discariche, anche in prossimità di zone agricole, falde acquifere, scuole, ospedali o in zone a rischio idrogeologico. Ovviamente rispettando precisi requisiti, ma quello che prima non era ammesso a priori ora potrebbe diventare possibile. Il vice capogruppo del PD in regione, Dino Pepe, attacca la giunta, parlando di una scelta tutta politica contro gli interessi degli abruzzesi. Da cave a discariche. Questo è il cuore del progetto di legge presentato dalla maggioranza in consiglio regionale, che vuole trasformare le cave dismesse in potenziali discariche. Pensiamo ad esempio a Civitella del Tronto, un luogo bellissimo, luogo del monumento più bello e visitato d'Abruzzo, uno dei borghi più belli d'Italia. Lì ci sono tante cave che possono essere trasformate in potenziali discariche. Davvero uno scempio che si abbatte sulla nostra regione, che è stata definita la regione verde d'Europa. Per questa ragione noi di centrosinistra abbiamo presentato oltre 5.000 emendamenti per bloccare questo provvedimento di legge voluto e presentato dalla maggioranza di centrodestra in regione Abruzzo.
A Teramo sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova residenza universitaria in Viale Crucioli, nella sede storica dell'Università di Teramo, residenza che prevede 212 posti letto per gli studenti dell'Ateneo e del Liceo Braga. Accompagnati dai vertici dell'ADSU questa mattina hanno visitato il cantiere sia il presidente della regione Marsilio che l'assessore regionale Quaresimale. Vediamo. La riconsegna dei lavori è fissata al luglio del 2023 per il complesso immobiliare dell'ex rettorato dell'Università di Teramo in Viale Crucioli, destinata a diventare residenza universitaria. Questa mattina c'è stato il sopralluogo al cantiere del presidente della giunta regionale Marco Marsilio, affiancato dall'assessore all'università Pietro Quaresimale e dal direttore dell'ADSU di Teramo Antonio Sorgi, progettista e direttore dei lavori. Solo al termine di questa prima parte dei lavori di demolizione, che dovrebbe terminare ad inizio del 2021, ci sarà la gara europea per la realizzazione della nuova residenza universitaria. Il progetto prevede questo primo edificio, che è un edificio vincolato ai beni culturali. L'abbiamo fatto sia il vincolo e poi successivamente l'intervento, lo riportiamo all'originalità degli anni 30, il progetto originale, quindi abbasseremo di un piano e toglieremo le superfetazioni, gli spazi che negli anni sono stati costruiti per le varie funzioni che ha avuto nei decenni precedenti. E questo edificio principale è quello più rappresentativo, dove ci saranno anche i servizi generali, la biblioteca, le sale lettura, bar, palestra, gli uffici, tutta la parte generale. La parte dietro invece è il vero e proprio albergo che verrà costruito da nuovo. L'intervento si svilupperà con più lotti, di lavori specialistici, per ottimizzare questo le risorse economiche che abbiamo a disposizione. Ad Avezzano il sindaco Gianni Di Pangrazio ha incontrato un comitato civico nato per aiutare l'amministrazione e la cittadinanza nella difficile fase della pandemia che ha colpito la città marsicana. Nell'incontro si è discusso su come riuscire a liberare risorse per alleggerire la situazione pesante del nosocomio della città. Vediamo il servizio di Luca Pulsoni. Nella sala consigliare di Avezzano si è tenuto il primo incontro tra il sindaco Gianni Di Pangrazio e i rappresentanti del neocomitato emergenza Avezzano Covid-19, costituito per dare supporto all'amministrazione e ai cittadini nella delicata fase dell'emergenza coronavirus. Al centro dell'incontro la necessità di ricorrere alle strutture sanitarie private della zona per liberare l'ospedale di Avezzano, ormai al collasso a causa dell'aumento dei contagi. Altro tema caldo delle ultime ore, quello relativo all'affiancamento del manager della ASL 1 Testa, dopo che l'adunanza dei sindaci ha messo da parte il commissariamento dell'azienda, a lungo richiesto dalla gran parte dei primi cittadini marsicani. Se si decidesse di non aprire un ospedale da campo, dovranno trovare delle soluzioni immediate. Ci sono delle cliniche che devono essere dedicate al Covid. L'ospedale di Avezzano deve essere liberato, deve essere pulito, perché ci sono tante altre patologie. Continuiamo a far passare il tempo non giova certamente alla salute dei tanti cittadini che sono buttati e in mezzo veramente al caos concreto. Devono essere tempi rapidi, abbiamo paura che poi questa situazione possa sfuggire di mano. Abbiamo visto che comunque il territorio marsicano è stato un pochino, diciamo, non considerato come doveva essere considerato per popolazione, dato che la Marsica è un territorio molto popoloso. È logico che senza un'adeguata prevenzione poi si rischiano cose più serie. Passaggio in giunta per quanto riguarda il bilancio del Comune di Pescara. A disposizione 112 milioni di euro, manovra che approderà in consiglio il 14 dicembre. Lo stanziamento iniziale 2021 ammonta a 112 milioni di euro. Abbiamo cercato di tenere sotto, diciamo, attenzione tutte le esigenze della città. È un bilancio che è iniziato a nascere, diciamo, ad agosto 2020, quindi abbiamo iniziato in una fase in cui il Covid aveva un contagio discendente. Oggi la situazione è totalmente diversa perché c'è una ripresa purtroppo dei contagi e quindi possiamo dire, nella bontà del bilancio generale, che
sicuramente dovrà essere modificato già da gennaio, perché c'è un'evoluzione storica diversa da quella che era la normalità. Però diciamo, è importante approvare il bilancio entro il 31 dicembre, perché così come lo scorso anno avremo uno strumento agile, flessibile, con le variazioni di bilancio per poter rispondere a quelle che sono le esigenze variabili, perché c'è una situazione estremamente fluida del territorio di Pescara e non solo. Quindi approvando con questa manovra abbiamo l'immediata operatività dello strumento comunale. Abbiamo sicuramente la parte preponderante, come diceva, è la parte del sociale. Abbiamo attenzionato in maniera abbastanza corposa quelli che sono gli interventi. Abbiamo fatto anche un incontro con le organizzazioni sindacali che hanno condiviso il metodo. Tra l'altro ci saranno incontri, abbiamo preso un impegno di prendere incontri periodicamente, proprio per correggere il tiro, perché oggi il sociale è più ampio di quello che era individuato precedentemente, in quanto ci sono nuove fasce di povertà che magari sicuramente debbono essere prese in considerazione, e gli strumenti non possono essere necessariamente quelli che avevamo un tempo, l'ISEE parlo di altro, perché ci sono ad esempio il popolo delle partite IVA che magari hanno avuto un crollo vertiginoso di fatturato e che, pur avendo un ISEE, perché è fatto su base precedente dell'anno, superiore a quelli che sono i soccorsi finanziari del comune, del sociale, in realtà hanno bisogno di interventi immediati. Quindi si dovranno studiare insieme, ovviamente senza sostituirci alle manovre del governo, i nuovi strumenti per soccorrere anche costoro. Il circuito monetario Abrex ha presentato un progetto dedicato alla difesa delle donne che subiscono violenza, progetto in collaborazione con l'associazione Delta Defense. Vediamo il servizio. Il circuito Abrex e Delta Defense scendono in campo con l'obiettivo di offrire alle donne che subiscono violenza una serie di servizi gratuiti che vanno dall'assistenza legale all'assistenza psicologica e ad altri servizi necessari, oltre che una serie di strumenti strategici e operativi volti alla prevenzione del fenomeno. Il progetto è stato presentato in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra domani. La Delta Defense era già socia di Abrex e, confrontandosi proprio con i membri del direttivo, siamo riusciti a sviluppare dei progetti che erano già in essere ma non riuscivamo completamente a concretizzare, per cui in questa giornata non potevamo mancare all'appello del 25 novembre. Tra l'altro ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anzi per la precisione per l'eliminazione della violenza sulle donne, dato purtroppo in crescita, incentivato anche da questo lockdown. Il Sole 24 Ore riporta addirittura una triplicazione delle aggressioni, soprattutto in ambito domestico, dato che noi confermiamo sulle nostre province e la nostra regione. Quindi ora più che mai ci vuole un'azione importante da parte di tutte le istituzioni che già sono presenti, fanno ciò che possono, associazioni di volontari, ma anche professionisti. Diciamo che il binomio Delta Abrex consente a liberi professionisti di poter svolgere la loro professionalità in maniera totalmente gratuita per quanto riguarda la vittima, che può chiedere una consulenza oppure anche solo semplicemente farsi seguire per tutto il percorso, confrontarsi e vedere quelle che sono le potenzialità. E per il professionista, Abrex ci ha permesso di costituire un fondo alimentato da Abrex, attraverso il quale poi i professionisti riusciranno a essere anche compensati per il loro lavoro. Per quella che è l'etica che contraddistingue il circuito di credito commerciale Abrex, l'economia deve porsi al servizio delle persone, e in questo caso Abrex si pone al servizio delle persone che hanno bisogno, che però non riescono a soddisfare purtroppo quella che è una necessità e quindi una richiesta di aiuto, e in questo caso Abrex si pone al servizio di quelle donne che molte volte non hanno la possibilità di potersi pagare concretamente un avvocato per portare avanti una propria causa o poter fatta giustizia, o comunque avere a disposizione un aiuto psicologico che le possa supportare in tutto quello che è il percorso di rinascita dopo aver subito una violenza.
Ed ora lo sport, seduta pomeridiana per il Pescara che sta preparando il delicato match interno di sabato alle 14 contro il Pordenone. Il tecnico Oddo deve risolvere il rebus attacco a causa delle assenze certe di Settore Asensio e spera di riavere Memusciai, per il quale sarà decisivo il tampone domani. Potrebbero rientrare dal primo minuto Bocchetti e Valdifiori, intanto ieri sera ospite della trasmissione replay, il team manager biancazzurro Andrea Gessa ha analizzato il difficile inizio di stagione della squadra e lo ascoltiamo. Il momento è sicuramente delicato, dobbiamo essere sinceri che comunque sia dobbiamo renderci conto che il prima possibile che la questione è seria, non è drammatica, non bisogna sicuramente fare disfattismo in alcun modo, però prima ci rendiamo conto che comunque sia le cose sono serie e secondo me meglio è. Però io dico anche che le attenuanti ci sono. Due partite in Serie B ce le ho e io credo che questa squadra ha sicuramente un ottimo valore. Di certo, come hanno detto anche Paolo, gli infortuni non sono un attenuante, non è una scusante, è vero, però anche gli infortuni, tutti nello stesso ruolo, sembra che poi la programmazione del mercato sia stata fatta così, un po' approssimativa. Approssimativa, ma così non è, perché se ti si fanno male contemporaneamente Setere e Asensio, poi ci metti Bocic e ti devi inventare un attacco. Non voglio dire che siamo qua per le scusanti, la cosa l'ho detto prima, l'ultima cosa che voglio, però bisogna anche analizzare e contestualizzare le cose. Io credo che nelle ultime partite l'atteggiamento sia stato quello giusto. Parli delle ultime due, le ultime, se vogliamo, due in parte anche a Lecce. Sì, però soprattutto le ultime due, credo che l'atteggiamento della squadra sia stato più compatto, l'approccio alla gara sia stato quello giusto. Io credo che da Pordenone in poi inizia un altro campionato. Come ho detto prima, abbiamo incontrato le prime sette, l'unica che abbiamo incontrato è la Regina, che sta sotto, ma a queste sette, ma comunque sia veniva da un precampionato ben più ampio del nostro, perché dobbiamo sempre ricordare anche questo, che abbiamo finito il 14 di agosto e poi prima del primo di settembre non siamo riusciti ad avere un organico. Però cercare alibi, sono dei fatti. No, sono fatti, io voglio dire quelli che sono i fatti senza nascondere, certo, come ho detto anche finora, certo, che ci sono sicuramente delle cose. Giornata di riposo per il Teramo che domani riprenderà a lavorare con una doppia seduta in vista della seconda trasferta consecutiva sul campo della Virtus Francavilla, partita nella quale mancherà lo squalificato Ilari, che a Terni ha rimediato la quinta ammonizione stagionale. Tornerà a disposizione Lasic invece, il capitano Arrigoni intanto non fa drammi dopo la sconfitta patita nello scontro diretto del Liberati. Andiamo a sentire. Dispiace, siamo abbattuti più che delusi, perché comunque una sconfitta è sempre brutta, però allo stesso tempo dobbiamo essere orgogliosi di questo inizio che abbiamo fatto, deve cancellare tutto quello che di buono stiamo facendo e da domani si rinizia a lavorare e si deve continuare a fare quello che stiamo facendo. La sconfitta sì, forse alla fine è stata anche un po' troppo larga, anche se comunque loro hanno dimostrato tutto quello che di buono avevano fatto vedere, una squadra sicuramente molto forte, però noi dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi e darci come riferimento loro, nel senso che abbiamo visto che per arrivare al loro livello dobbiamo crescere ancora, dobbiamo lavorare ancora e quindi questo deve essere il nostro obiettivo da domani. Sì, sicuramente loro sono partiti più forti di noi. Noi abbiamo fatto fatica, onestamente all'inizio abbiamo fatto fatica, abbiamo sofferto la loro gamba, la loro intensità che ha messo all'inizio. Noi non siamo riusciti a metterla. Motivo, sinceramente non dobbiamo capirlo, nel senso che probabilmente anche noi tante volte, non vuole essere una scusa, però tante volte
l'erba la soffriamo, nel senso noi abituati al sintetico tante volte l'inizio della partita la soffriamo anche in questo senso, non è sicuramente una scusa, cioè non vogliamo trovare scuse, però sicuramente è vero, all'inizio abbiamo sofferto molto loro, poi dopo siamo stati bravi a venire fuori, secondo me il primo tempo dopo il loro 1-0 abbiamo forse rischiato di subire il 2-0, poi credo che abbiamo preso anche in mano la partita, abbiamo creato qualche occasione che se avessimo sfruttato magari saremmo arrivati al pareggio e poi magari le partite cambiano, poi sicuramente loro hanno meritato la vittoria, non sto dicendo... Sì, certo. Però tante volte magari un episodio che riesci a portarti a tuo favore, la partita poi la tieni in gioco. Il potercela giocare in una settimana normale sarebbe stato forse più bello, però non eravamo convinti di giocarcela al 100% e penso che l'abbiamo fatto, ce la siamo giocata. Purtroppo in questo momento bisogna fare anche i complimenti a loro, che sono una squadra in questo momento fortissima. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 a proposito del Teramo con Proteramo condotta da Jacopo Forcella. Grazie ancora e buona serata.